a tutti ragazzi, qui oggi siamo qui per l'episodio di Clash of Clans settimanale di sabato alle 11.30. Ragazzi, per chi non avesse visto il video in cui ho spiegato la nuova scaletta, sappiate che da oggi in poi eh, Clash of Clans uscirà il sabato alle 11.30, ogni sabato. L'appuntamento è il sabato e abbiamo per il momento il Rotomax TH10, l'unica serie in corso. Quando arriverò ai reali al 25 e con tutte le migliorie alle truppe che avrò fatto per, alle, per quel momento. Allora comincerò forse una serie anche sulle War. Per il momento è un episodio a settimana è il sabato alle 11:30. Accontentatevi. È comunque già tanto che io continui a portare un gioco che è uscito da 4 anni e che non è che va tantissimo, però ho la mia cerchia di iscritti che lo segue quindi lo continuerò a portare. E ho giocato abbastanza, come vedete ho tanto oro, tanto nero. L'obiettivo di oggi qual è? E andrà a fare l'ultima torre bombardiera. Che ci manca, perché abbiamo fatto l'ultimo episodio, quella al 4. La prima. Adesso andremo a fare questa. e La facciamo subito perché abbiamo il pieno. Boom! E abbiamo finito le torri bombardiere. Quindi un'altra difesa messa da parte. Abbiamo finito mortagli. Abbiamo finito gli archi X, abbiamo finito l'inferno, torri inferno. Abbiamo finito. Eh, le torri degli stregoni e adesso anche le torri bombardiere. E quindi, ah beh, un peccato, mi hanno donato la Madonna. E quindi adesso, che difesa inizieremo a maxare? Le Tesla. Le Tesla che ci vogliono 5 milioni, quindi poco. Però a livello di tempo ci vogliono 12 giorni, quindi è veramente tanto. Abbiamo diversi slot liberi. Oggi metteremo a fare anche il barbaro al 22. La regina ha finito. Il barbaro è ancora al 21 quindi lo metteremo a fare Ovviamente prima attacchiamo poi lo mettiamo a fare Non facciamo le solite cagate E abbiamo anche il laboratorio scarico Perché i golem sono stati maxati E avevamo detto che dovevamo mettere i giganti Perché farmandoci mi servono Ho portato i barbari e gli arcieri E anche i giganti vanno portati Anche perché dato che faccio il re barbaro E prego 100.000 di nero Non posso mettere a fare niente che costi nero Quindi di che quello che costa l'isir La cosa che mi interessa di più per il momento sono i giganti e quindi farò quelli. Il problema qual è? Che ho 4 milioni e 3 di Elisir. E qui abbiamo questo qua che possiamo prendere. andiamo a 5 milioni e 2. Manca 800 mila di Elisir. Però stiamo a 2 stelle dalla ricompensa, dovrebbe essere intorno ai 180 mila. Quindi dovremmo farcela in due attacchi. Gli attacchi quali saranno? Adesso ve li faccio vedere. Andiamo a gemmare il primo, perché eh, altrimenti ci mettiamo un'eternità. Sarà una eh, classica. Eh, boh, Gova. Go we va. Go, we va. Eh, con tre golem a livello 5, perché li volevo provare i golem al 5. Li andiamo a provare. Le valkyrie stanno al 3. Lo so, livello basso. Infatti, però attaccheremo sicuramente un municipio livello 9. Quindi, infatti, ho fatto mh, due cure, due furie. Eh, la pozione scheletri, perché a me piace così. E la jump. Ho un pack e 10 arcieri rinforzi. Ho tre spaccamuro. I reali. Eh, li vado a gemmare. Perché mi servono. Tanto le gemme ce l'ho, lo faccio per voi. Cheat, e vado a gemmare anche queste spelle e metto a fare quelle per dopo che sono quelle per il mio attacco. Dopo abbiamo un altro attacco, ma è quello che è normale, il mio da farm, perché non potevo investire troppe risorse nel fare un esercito, due eserciti grossi, perché sennò non ce la facevo con l'elisir, poi a mettere a fare i giganti. E quindi l'obiettivo è fare tanto elisir, tanto elisir e sicuramente due stelle in due attacchi, ma penso che insomma si facciano dato che ho anche l'esercito big. Non penso di non riuscire a fare una stella con questo esercito, ma con Alec non c'è mai da sorprendersi dato l'ultimo fail. E inoltre, ragazzi, come avete visto sono sceso a Oro 1 perché poi vi faccio vedere il log degli attacchi che ho fatto di recente. C ho il vizio ormai per accumulare nero. Quando trovo le trivelle piene, che c'ha 4-5.000 di nero, con le trivelle piene, mando i 5 fulmini sempre fissi lì e abbandono. Faccio 2.000 di nero e perdo coppe. Eh, inoltre, ho perso anche diverse coppe in diversi attacchi. che Ho fatto una marea di risorse. Però, per concentrarmi solo esclusivamente sulle risorse, non ho pensato al 50% e non l'ho fatto. Quindi, a forza di perde, perde, perde. A fine sono sceso a Oro 1. Anche se devo dire che ho farmato prima Oro 1 un paio di attacchi e ho trovato parecchi inattivi. Eh, vedete pure questo? Questo non è male. Il problema, qual è di questo qua? È che io vedo eh, le miniere d'oro piene, strapiene, ma non sono maxate. La maggior parte. In teoria dovrebbe esserci anche tanto Elisir, ma non lo vedo nelle miniere. O forse è un'impressione, perché a me mi sembrano che i depositi sono completamente vuoti quelli dell'Elisir. Uh, se potrebbero, a spianare questo. Ma 200.000 di Elisir è poco, ragazzi. <ride> ecco, ce ne ho un 400.000, ma questo non è, non è attaccabile. C'ho tanto Elisir, ragazzi, perché in due attacchi dobbiamo fare almeno un 600.000. Quindi ehm, come minimo ci deve stare 300.000 delisir prendibile, se no non è possibile. Che... Quindi io adesso schippo, trovo il pollo e appena lo trovo facciamo l'attacco. Ok ragazzi. Allora, questo ha 400.000 de coso, è un TH9 e ha gli archi a X scarichi. Quindi in teoria è un bersaglio perfetto. E come attaccarlo? Come facciamo penetrare le valchirie? Eh... Il problema è che a noi ci interessa pure prendere tutte. Quando mi attacca da sola così ci assicuriamo queste miniere, se no a fini che poi non le prendo. Allora, eh, quindi vado con Golem qua, qua e qua. Poi vado con i reali qui. Metto un po' di maghetti un po' sparpagliati così. Vado a mettere i spaccamuro. E poi metto il terzo dietro perché li aprono e quello passa. Perfetto. Una volta che hanno pulito, metto i rinforzi e poi vado a mettere le valchirie ragazzi. E speriamo che entrano. Speriamo che entrano, Andiamo a seguirle qua mettiamo una jump. Messa maluccio, ma dovrebbe comunque funzionare. Poi mettiamo una furia subito qua, ragazzi. Che almeno si muovono. Vai, ragazzi, muovetevi. Anche perché là poi c'era il re barbaro che è sparito. Il re barbaro loro è praticamente sparito. Mettiamo una cura qua per le valchirie che stanno nel core. Seguiamo le valchirie, ragazzi. Seguiamole, non perdiamole di vista. Stanno ancora nell'effetto della, della cura. Adesso direi di infuriarle perché devono penetrare le mura. Andiamo a curare queste da sto lato Poi mettiamo qui un po' di cose. Andiamo a mettere i maghetti qua laterali. A prenderci quelle cazzo di miniere che a noi ci interessano. Infuriamo il re barbaro che va full vita. Tanto abbiamo fatto le tre stelle, ormai è sicuro. Sani Golem, full vita. Lanzo, so belli Golem al 5. Quanto sono belli. Enormi, giganteschi. Moriranno mai. Moriranno mai Il terzo sta qua C'è pure il pack rinforzo ragazzi Che è entrato si è messo quei valkyrie a shotta tutto Vabbè è devastato sto villaggio ragazzi E molto bene cioè abbiamo pure i reali per l'attacco successivo Vabbè e le stelle raga Non c'è manco da diga. era sicuro che facessi Perché comunque sia erano X scarichi di h 9 Una cagata d'attacco Però Siamo andati sul sicuro Abbiamo preso anche il bottino Erano 400.000 siamo a 5.600.000 Merda con tutto il bonus, ah no senza bonus ragazzuoli, quello è nato qua, eh 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 Lo prendiamo, 760.000, ah ok, intanto ne ha fare sto mushroom. E, a parte che abbiamo anche le zucche volendo eh Quelle che costano 25.000 andano 75.000, sono so, 50.000 delle series Tante volte non ce la faccio per 50.000, me levo le una zucca che tanto ce ne ho una, due, tre, quattro, sono pure troppe Andiamo pure su altro mushroom. allora quindi, 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 l'obiettivo adesso sono 240.000 delle vabbè 240.000 è semplice, basta stare più di 250. Ci abbiamo i 100.000 di nero, quindi il barbaro già si può fare, ma non lo andremo a fare adesso, andiamo a volo a richiedere, tante volte ce li inviano in tempo, E. quindi adesso poi andremo a fare il re barbaro e avremo due slot liberi, probabilmente durante la settimana, prima del prossimo sabato, metterò a fare durante la settimana magari una Tesla. Se riesco due. Comunque cercherò di fare una Tesla e poi di fare l'episodio col pieno. Così che ne faremo magari una subito. E una magari durante l'episodio. Se riesco a accumulare 8 milioni. Ne metto a fare 8 milioni e mezzo con un po' di de cose dentro. Al castello. Metto a farne una subito. E poi facciamo l'oro per fare una terza. Così almeno mettiamo subito a finire tre Tesla. Tanto questa finisce. Quindi ci avremo i tre slot. Se ne metto a fare uno. Sì. Così almeno abbiamo subito tre Tesla, già dal prossimo episodio a fare. Così poi da quello dopo ancora le Tesla le finiamo e mettiamo da parte anche le Tesla. E stiamo a buon punto del maxare il villaggio a quel punto perché tutte le cose più lunghe sono finite, tranne le contraeree che ci mettono 12 giorni anch'esse. Ma costano 7 .560 Quindi è la cosa più costosa per il momento. A parte, vabbè, d'un inferno, se me sbaglio stavano 8, vabbè. E queste però le vorrei lasciare alla fine perché attacchi aerei non stanno in meta attualmente, quindi non è un problema averle a quel livello mi interessa più maxare eh, torrette degli arcieri e cannoni prima, perché sia per la guerra, ma soprattutto anche per difendermi da attacchi farm, che comunque fanno male i cannoni e gli arcieri, quindi torri degli arcieri, quindi preferisco far prima quelle, e poi lasciarmi per ultimo le contraeree e poi volano, che sono le cose secondo me più inutili, quindi se faranno dopo e sono 7 milioni e 2 ragazzi e 109 giorni, quindi pure quelli ci avrò tempo, ma so due, quindi ne c'ho attaccato come cometori bombardiere Un paio di episodi fai. E poi facciamo tutto il giro di trappole E abbiamo maxato il TH10 Prima di passare al TH11 Voglio i reali al 30 almeno Quindi su quello ci sto lavorando già eh, Quindi penso di, di riuscire Quindi andiamo a um, Gemmare le restanti truppe Che sto a finire pure le gemme Ho gemmato come un maiale sto periodo Volevo farvi vedere gli attack log Che vi stavo di prima Come vedete allora Questo è l'ultimo vabbè Come vedete il mino 19 Ho preso tutto con 2200 nero, però non ho fatte 3 stelle 40%. Pure qua, 200, 160, 3100 di nero, 40% meno 20. Qui 4 fulmini, 1400 meno 27. Qui pure ho preso tutto, meno 29, 38%. Qui sono riuscito a fare il 51% prendendo tutto. Qui in altri 5 fulmini a caso con Re Barbaro, ieri meno 23, 2200 di nero. Eh, qui sono riuscito a fare 3 stelle, anche se ho preso ben poco. Infatti, attacco un po' così. Qui ero sbagliato la scheda un Barbaro. E, e qui sono riuscito a fare il 52% con il solito esercito, solo con il barbaro. E, però vedete, ogni tanto lancio 5 fulmini e quindi butto via trofei, poi soprattutto per farmare Eh, sono ritornato a Oro 1 che è la finale, cammia, ragazzi. Però ho notato che a Oro 1 l'unico difetto che ha sta lega è che eh, fondamentalmente si trova molto meno nero. Sembra una cazzata, scendi da cristallo 3, però il nero è molto di meno da una parte è meglio perché evito così di lanciare troppi fulmini e perde troppe coppe però da una parte è peggio perché se devi fare nero non va bene infatti adesso vorrei mettermi seriamente a non perdere più trofei e risalire il cristallo 3 e evitare di lanciare i fulmini a buffo smettete di fare qualcosa perché ce devo restare il cristallo 3? perché il nero a me mi serve e dovrò far perché adesso che metto a fare barbaro la prossima cosa che vorrò fare sicuramente sarà qualcosa col nero Mo o... Andiamo a fare le Valkyrie al 4, che le Valkyrie sono molto usate in guerra e vanno tenute, sono forti, quindi vanno tenute alte e so a livello 3, sono basse. Quindi forse le Valkyrie, quindi 70.000 non è un problema farlo. Uh, eccolo ragazzi. Piano di risorse questo, ecco vedete questo qua, questo è il classico, io attacco, gli HX lo scarichi, però eh, alla fine punto alle risorse e non faccio un cazzo. Perché c'è una terremoto, rinforzo. Ok, allora quindi come sa la gestimo? Come sa la gestimo? Ce la gestiamo che? Mettiamo... Un po' d'arcieri qua così A distrarre Facciamo breccia con questi C'è cioè, cascata la bomba Non ce l'ho io credo comunque raga Vediamo se riescono i goblin a fare breccia Vediamo un po' Dovrebbero riuscire eh. Porco dinci Il mortaio che spara proprio lì Madonna sono passati Sono passati Però sto giocando di merda raga Sto giocando veramente di merda Devo fare entrare un po' di barbari Aspettare che spara il coso e mandare i goblin dentro E vede che succede E vede che succede perché devo cercare di prendere Sto lato con i goblin Ok qua ho preso Da dentro ho preso tutto Vai arcieri quelli dovrebbero Vabbè quello là poco male Pure se resta Resta con qua la vita Ok Lì ho preso tutto Dovrei decidere un lato dove sfondare Ok qua sfondo barbaro Sfondo barbaro e compagnia Ok, voi sfondate qua Perché il mortaio almeno si è splitta Lì il mortaio non dovrebbe colpire Loro dovrebbero riuscire a passare Metto solo un po' d'arcieri giusto a manforte da dietro E la regina la metto da sto lato Metto da sto lato la regina E arcieri a manforte Arcieri a manforte Vediamo che si riesce a fare. De qua sono passati Perché a me va, va a settori Vedete, quindi qui poi io che faccio? Mando... Uh... Due così e una qua al centro. E dovrei prendere tutto con i fulmini. Uh, infuriate questi, porca troia. Ok, là ho preso praticamente. Eh, questa è rimasta quasi intera, cazzo. Quella è rimasta quasi intera. Però ho preso tutto, raga. Vedete, mi concentro a prendere tutto. Però poi mi faccio il 50%. Anche se in realtà, quando ho i, tre, i due eroi, è più facile che io lo faccia. Il problema è che, guarda, guardate qua di quanto non lo farò. De qua non lo farò di un cazzo, raga. Uh, vai regina. Sì, fatto, perfetto. Sono riuscito, ragazzi, a fare 50 perfetto. Sembra un attacco fatto a cazzo, però in realtà poi ho preso tutto. eh Ho preso tutto. Cioè, era rimasto 40.000 d'oro che era quella miniera là. Basta. Ho preso 327.000, poi 1.800 di nero. Perché quando va a settori, dovete cercare magari di conquistare un settore con i gobbin, un po' di barbarie. Poi, in un'altra parte, mi hanno i giganti col barbaro. E poi, dall'altra parte, la regina carceri. E bene o male, se riesci 5 fulmini da un altro, e eh, se riesce a pulire tutto. Il problema è che spesso. Non si riesce a fare 50% o perché, magari, non c'ho un eroe. O perché ho fatto. Che comunque è un metodo che punta soprattutto alle risorse. E quindi, poi, puoi ferlare facilmente. Allora, perfetto. Quindi, abbiamo i nostri semi sporchi 6 milioni di Risir. Quindi, possiamo mettere a fare il gigante. Grandissimo gigante, giganti livello. Eh, livello 7, 12 giorni. Quindi, 12 giorni lo fa eh, 70.000 di nero. Dovrei riuscirci tranquillamente. Mettiamo a fare il barbaro. Boom. Perfetto. Quindi, abbiamo solo due slot liberi quindi adesso la prossima cosa che andremo a fare con il nero sarà qualcosa qui abbiamo detto le valchirie, perché altrimenti ci avrei da in realtà la prossima cosa a pure delisir sarà la gelo perché la gelo serve tantissimo contro i dh10 e ce l'ho al 3 e ce la devo portare al 4 quindi quella non se... pure la jump in realtà dovrei maxare e anche i fulmini ci stanno da maxare porco cane io li uso per far ma sarebbe male infatti la prova la... là dato che comunque mo devo fare i reali ragazzi i reali assolutamente Adesso decido di fare l'ultima cosa col nero dentro la cosa, Quindi ixgary dei domatori non mi servono. Le streghe non vengono quasi mai usate. Tacchieri, no. Metto a fare Valkyrie al 4 e dovrebbe essere l'ultimo livello per TH10. correggetemi nei commenti se sbaglio. E poi da, da dopo in poi le cose che faccio saranno in ordine: la gelo, la jump e la fulmine. Così mi maxo le, le pozioni che uso per farmare e per la war. Poi tornerò sulla roba di nero e probabilmente maxerò la veleno, che serve assolutamente per le guerre per 4 sia per donarla che per usarla. E probabilmente poi arriverò a maxare anche la terremoto perché in alcune tattiche serve buttare subito i terremoto e buttare giù i muri. E a meno che poi non serve anche le valkyri A 5, ma non penso che possa portare 5, il massimo è 4. Quindi va bene, va bene. Abbiamo un chiaro un quadro chiaro di quello che bisogna fare. Eh, adesso ho 3 milioni d'oro quindi a breve. Questi giorni metterò a fare la prima tesla e al prossimo episodio spero di avere il pieno, 8 milioni e mezzo più qualcosa dentro per poter fare due tesla con voi e chiudere in due episodi le tesla così che poi passiamo a fare eh, torretta degli arcieri e cannone che costano 5 milioni e 5 milioni e mezzo tranquille, ci mettono molto di meno, il cannone c'è in 6 giorni quindi la metà del tempo e la torretta degli arcieri 7 giorni, una settimana quindi se dovrebbero far fast anche se so di più perché so 5 cannoni se non sbaglio. Sì, sono cinque cannoni, anzi sei cannoni e 2 4 6, Sei cannoni e 6 torri d'ascenio, quindi parecchio ci cioè vorrà comunque, però con 5 slot liberi. In realtà saranno sempre 4 perché uno dei, uno, dei uno dei reali lo tengo sempre a fare. Eh, però mai tutti e due perché sennò per farmare è un po' un casino, un reale serve. Adesso tocca al barbaro, adesso c'è la regina che userò. Tutti e due al 22, stanno avanzando, quindi va bene, mettiamo a fare i nostri eserciti. Uh, train, train, ah, non ho Elisir, perfetto. C'ho solo. Merda. Vabbè. St'attacco lo farò. Tanto lo farò senza pozioni. Prenderò l'Elisir, e risalirò. Dai, dai, dai. Va bene così, ragazzi. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto. Ricordate di lasciare un like e condividere il video se ci riuscite. Iscrivetevi al canale se l'avete fatto. Mi raccomando, mettete tanti like e commenti perché più interazioni facciamo, più. Eh, questo video verrà visualizzato dalla da, feed. Arriverà a più eh, iscritti possibili. Quindi supportate OC. Dale, che è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto.